Ed in fuori programma raggiungo un'amica dopo aver lasciato Don Pasquale e vogliamo presentarvela. Daniela Delzotti è impegnata nella nostra diocesi, porta avanti tanti progetti. Benvenuta. Grazie, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accolto. Allora, formatrice e operatrice di teatro sociale, io l'ho appuntato, perché poi tanti sono gli impegni, tante sono le cose che porti avanti e tanto impegno c'è in quello che fai. Però insomma vogliamo ascoltarti perché... Tutto, puoi dirlo solo tu, insomma, in che maniera ti prende, in che maniera porti avanti questi progetti, per chi li fai? Allora, intanto è difficile racchiudere in pochi minuti quello che cerchiamo di operare sul Gargano, ma attraverso la cooperativa Helios, di cui sono presidente, cerchiamo di agire portando, come diceva il nostro Vescovo, seminando nella misericordia in questo territorio che ha bisogno di diventare protagonista, ha bisogno di risvegliarsi e di diventare quel cambiamento vivo e credibile. Per portare, quindi per continuare a generare vita in quell'amore che trasforma. Attraverso la nostra cooperativa Helios ci occupiamo di rigenerazione, non soltanto rigenerazione dei luoghi, perché quello già è un valore importante per restituire alla comunità quei beni preziosi che spesso vengono dimenticati, ma andando a creare un movimento rigenerativo che vada a ricostituire i cuori, le menti, le azioni profonde, veramente quei profondi desideri che animano i componenti della nostra comunità. E quindi attraverso dei linguaggi spesso innovativi, quindi attraverso per esempio il teatro sociale, le arti sociali, la musica, la composizione originale musicale, lavoriamo con i bambini ogni giorno e a contatto con i ragazzi per creare quella attrazione, quella bellezza di cui i giovani hanno bisogno. Facci capire come funziona, cosa mettete in pratica sul campo, mettete bambini, quanto ci hai fatto capire, bambini, giovani, chi vuole essere insomma protagonista, con un tema, con un obiettivo specifico? Sì, ogni laboratorio ha il suo percorso, il suo tema specifico. Noi lavoriamo spesso, amiamo lavorare sulle emozioni per far riconoscere quel mondo interiore, per far riconoscere soprattutto quel desiderio nascosto nel cuore, quel proprio sul liberare spesso un cuore che viene molte volte soffocato dall'inerzia, dalla pigrizia o anche dalle delusioni di questo territorio, da questa visione pessimistica. E con il progetto In Piedi, Il Futuro è Qui, di cui la diocesi si sta vantando per i suoi risultati con i giovani e soprattutto con gli operatori che sono coinvolti, stiamo operando proprio su questo, andare a lavorare su quei cuori, per liberare i cuori in modo tale che ogni cuore possa riscoprire davvero la propria unica, inimitabile missione e quindi scoprire quel proprio unico personale desiderio che diventa poi la vocazione alla santità, pienamente umani e pienamente santi, come diceva Don Tonino, quindi fino in fondo, uomini fino in fondo e quindi uomini e santi fino in cima. E attraverso questo progetto che nasce da questo particolare protocollo siglato dalla Regione Puglia e dalla Regione Ecclesiastica, che è appunto ora Puglia, questo patto educativo importantissimo che ha permesso la nascita di quasi 20 progetti dedicati ai giovani sull'intero territorio pugliese. E grazie a questo progetto con il referente progettuale Don Salvatore Miscio, che è il responsabile della pastorale giovanile della nostra arcidiocesi, abbiamo puntato l'attenzione su quella che è l'importanza della formazione, quindi rivolgendoci in un primo momento a sacerdoti, animatori, consigli pastorali, insegnanti e tutti coloro i quali lavorano tutti i giorni a contatto con i giovani e quindi fornendo loro anche delle metodologie nuove, dei linguaggi, sì, degli strumenti diversi che possano creare quella bellezza, quella attrazione di cui i giovani hanno tanto bisogno. E quindi si tratta di una formazione itinerante, immagine di una chiesa in uscita, in continua ricerca, non che puzza di sagrestia, ritornando sempre al nostro caro Don Tonino e anche Francesco. Quindi una chiesa che raggiunge, si fa periferia, quindi proprio questo
è l'obiettivo del progetto, andare a creare questo humus, questo terreno fertile, andare a rivoluzionare quelle idee spesso preconfezionate, spesso fisse, che noi pensiamo siano quelle giuste. Invece questa formazione innovativa, che prevede anche dei momenti laboratoriali forti, dei momenti di dinamiche relazionali, e attraverso anche il teatro sociale mette in gioco gli stessi protagonisti, quindi si va a creare proprio questa possibilità nuova, questo un allargamento dello sguardo, di nuove prospettive, proprio per andare a creare nuovi processi generativi. Questa, insomma, in pratica avete colto, ecco, con tutta l'associazione, l'invito di Papa Francesco, una chiesa in uscita. No, ecco, partendo dalla Christus Vivit, che è un'esortazione che ha colpito tutti i giovani, ma non solo, perché è indirizzata al popolo di Dio. Papa Francesco è innovativo anche in questo. L'immagine dei giovani oggi, quale deve essere? Che riflesso ha? Allora, abbiamo scelto proprio la Christus Vivit, questa esortazione apostolica di Papa Francesco, perché si rivolge in realtà a tutti i cristiani, non soltanto ai giovani anagraficamente tali, ma ogni cuore che veramente è alla sequela di Cristo, che segue quelle tracce vive di un Cristo che è vivo, che si fa incontrare, che quindi si lascia incontrare e trasformare da questo incontro vivo e vero, è un cuore giovane, non può far altro che essere un cuore giovane, che continuamente si rinnova e che quindi alla sequela di Maria e di Cristo, che sono appunto i rappresentanti, come dice Papa Francesco, rappresentano l'identikit del giovane cristiano e quindi che continuamente si rinnova, permettono al cuore di battere veramente allo stesso ritmo dell'adesso di Dio. Quindi questo che ci ricorda Papa Francesco, siamo noi l'adesso di Dio, ecco anche il titolo del progetto, il futuro è qui, quindi senza perderci negli abissi di un passato che non ci appartiene più, o tra le vette di un futuro che ci sembra irraggiungibile, a volte inimmaginabile, allora concentriamo il nostro sguardo, allargando gli orizzonti, su quello che è il presente, qui e adesso, il segreto della gioia e della pace, della libertà dei figli di Dio. Questo lo stiamo vedendo adesso, il frutto, ma ti faccio un'ultima domanda, poi ci lasciamo perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Torno un po' indietro, ecco, guardo un po' al passato. A te una domanda un po' più personale: come è venuta questa vocazione? Perché? Cos'è che ti ha ispirato? Allora, diciamo che questa vocazione, in sintesi. Sì, questa vocazione nasce in realtà con me. Da quando ero bambina, quando avevo 6 anni, mi ricordo che sono andata dalla maestra dicendole: insegnami subito a scrivere e a leggere, perché io devo fare progetti, devo evangelizzare. E ho sempre amato il teatro, anche se in famiglia nessuno lo praticava, però ho sempre avuto questa vocazione che è nata con me, del teatro e dell'evangelizzazione, e quindi in questo il Signore mi ha dato pienamente la possibilità di realizzare, ecco, la gioia del cuore, quel desiderio, di plasmare quel desiderio attorno al vuoto. Quindi è questo il miracolo che in realtà fa l'incontro con Gesù, plasmare attorno al vuoto quel desiderio che ci fa essere pienamente uomini. Bene, tu hai colto subito quel disegno di Dio, già da piccola, quindi da subito. Grazie per quello che fai. Grazie ovviamente per la diocesi, ma è un tema che riguarda poi tutta la Chiesa universale. Spesso si organizzano incontri, si approfondisce il tema proprio per poter andare avanti nel miglior modo possibile, sempre sotto la guida di Papa Francesco. Grazie Daniela, buon grazie lavoro a voi, per grazie. Questo nuovo anno. Noi ci fermiamo con Fuori Programma, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma restate sintonizzati su Padre Pio TV come sempre, perché continuiamo a stare insieme.